facciamo un esercizio di applicazione di alcuni dei concetti che abbiamo visto fino ad ora. Un esercizio diciamo, apparentemente difficile. Abbiamo un certo numero di bipoli, resistori, generatori di tensione e di corrente. Vedete, in particolare il generatore di corrente ha una variabilità temporale che è sinusoidale. Questo poi torneremo abbondantemente, ma immaginate quindi che la corrente erogata dal generatore di correnti con S sia una sinusoide nel tempo, quindi vada per positivi e negativi, una sinusoide. Viceversa, con S il generatore di tensione eroga una tensione che è costante nel tempo. Ci sono poi questi tre resistori lineari e poi c'è un oggetto non lineare che è un diodo ideale, la cui caratteristica è quella rappresentata in figura. Ricordate, ne abbiamo già parlato qualche lezione fa. Vogliamo trovare il valore della corrente nel diodo, I con D, ad ogni istante di tempo. Dicevo, sembra una cosa complicata, perché ci sono vari generatori, c'è una non linearità, insomma. Vedremo che con gli strumenti a nostra disposizione riusciamo in realtà ad affrontare questo problema. Allora, la cosa che noi facciamo è usare il teorema di Thevenin. Dobbiamo usare il Norton, noi facciamo Thevenin giusto per fissare le idee. Poi magari voi potete farlo con Norton per sparire. Perché questo? In realtà, a ben vedere, in questo circuito il grosso del circuito è lineare e statico, salvo il diodo che è non lineare. Io un oggetto non lineare. Quindi io sono nella situazione in cui posso applicare Thevenin a patto di considerare nella scatola N', ricordate la dimostrazione, l'enunciato del teorema di Thevenin, solamente il diodo. Tutto il resto potrà stare nella scatola N, che può essere caratterizzato una volta per tutte, vi ricordo, no, la questione, con i parametri del teorema di Thevenin. Questo è N, questo sono AB e questo è N'. Nel mio caso N' è fatto dal diodo, questo è D. Il teorema di Thevenin mi garantisce che invece di calcolare il D in questo circuito complicato, io posso calcolare il D in questo circuito equivalente di Thevenin. Questo è DQ, questo è RQ, questi sono AB, questo è N' e questo è I con D. N' non si accorge della differenza fra NQ e N, l'abbiamo dimostrato prima con Thevenin, quindi I con D assume lo stesso valore sia in questa situazione sia in questa situazione che sarebbe quella di sopra. Quindi il mio obiettivo è ricondurmi a questa situazione e poi analizzare questa situazione molto molto dettagliata. Ok? Bene. Quindi il primo step per risolvere questo esercizio è trovare il circuito equivalente di Thevenin del bipolo N, ovvero di tutto ciò che c'è nella rete di partenza, salvo il diodo. Ok? Questo è il mio obiettivo. Allora, facciamo. Per trovare il circuito equivalente di Thevenin devo trovare due parametri, R equivalente e V equivalente. Sono due calcoli completamente indipendenti l'uno dall'altro, quindi si possono fare nella successione che preferiamo, non c'è un motivo di preferire l'uno all'altro. Quindi calcoliamo per esempio prima la resistenza equivalente, RQ, applicando quello che il teorema di Thevenin impone. Ricordate, dobbiamo prendere N, rendere passiva la rete N e calcolare la resistenza vista ai morsetti A e B del dipolo N una volta fatta questa operazione. Allora, inteso come rapporto tensione-corrente. Allora io applico proprio la procedura del teorema a questa situazione. Allora che faccio? Prendo N, lo rendo passivo, che vuol dire che al posto del generatore di tensione che ci metto? Un cortocircuito. Quindi cortocircuito qui, poi i resistori li lascio tali e quali, quindi abbiamo R1, R2, R1,
ai morsetti a B. E ne primo non lo considero chiaramente, perché devo calcolare la resistenza di N al peso passivo. Poi abbiamo R3. E poi il generatore di tensione diventa un circuito aperto. Quindi abbiamo questo R3. Che cosa avrei scritto? Ricordate, aggiungere un generatore di corrente di cappello e valutare la tensione di cappello. Vi ricordate? Il rapporto in questa situazione sarà proprio la resistenza equivalente. Il consiglio che vi do è, quando applicate Thevenin, di fare sempre questa operazione, cioè di collegare ai morsetti IB del dipolo N questo generatore di corrente. Questo perché in questo modo non correte il rischio di sbagliare le serie parallele, altrimenti diciamo si corre il rischio di vederle male. Invece con questa procedura andate avanti sempre bene e non avete problemi, d'accordo? Quindi prendo il dipolo N, lo rendo passivo, alimento i morsetti a B con un generatore di corrente, valgo la tensione, il rapporto sarà la resistenza equivalente. Allora, dobbiamo risolvere questa rete. Allora, intravedete serie paralleli? Sì. Dice? No, allora, il vostro collega suggerisce che R1 e R2 siano in serie. Non è vero. Sono in parallelo. Perché cerchiamo di capire. Allora, la corrente che circola in R1 e la corrente che circola in R2 non è la stessa, perché se io faccio la legge di Kirchhoff a questo modo ci sarà di mezzo questa corrente che in generale rende differenti. Quindi in serie non sono. Viceversa, qualcuno di voi diceva che sono in parallelo, il che è vero, perché avendo qui messo un cortocircuito, la tensione che c'è su R1 con questo riferimento e la tensione che c'è su R2 con questo riferimento sono uguali, perché quando vado a fare la legge di Kirchhoff le tensioni a questa maglia, mi viene questo meno questo uguale zero, perché qui c'è un cortocircuito che pone tensione a zero, e quindi le due tensioni in questione sono uguali. Quindi sono in parallelo, esattamente. Quindi possono essere sostituite con un unico resistore di valore pari a quella combinazione che abbiamo visto ieri. Quindi in particolare avremo questa situazione, provo a farla qui. Questo è R3, qua c'è il circuito aperto. E questo lo chiamo R con P, che è pari a R1 R2 diviso R1 più R2. Trovate? Quindi è come se io avessi preso questi due resistori e l'avessi condensato in quest'unico resistore RP, con la regola che conosciamo. D'accordo? Come procediamo adesso? Vedete serie e parallele adesso in quest'altro circuito? Esatto. Allora, dice giustamente un vostro collega, questo resistore RP e questa quantità di questo resistore RP sono ancora collegati in parallelo. E infatti vedete che se io considero la maglia quella esterna fuori tutto, RP e R3 sono sottoposti alla stessa tensione se applico la legge di Kirchhoff a tensioni. Quindi possono essere sostituiti, condensati in un unico resistore. Allora, avremo questo. Lo chiamo RP' pari a RP per R3 diviso RP più R3. E questo è sempre di cappello. Questi sono sempre i morsetti RP. Chiaro? Avete seguito tutti quanti? Beh, a questo punto siamo arrivati, perché la resistenza equivalente, per definizione è pari al rapporto fra di cappello e cappello in questa situazione, quando ho reso passiva la rete, quindi di cappello sui cappelli. Ma a questo punto, in questo semplice circuito, il rapporto che c'è fra bicappello e i cappello sarebbe questa corrente P, è proprio pari a RP.
la caratteristica del resistore su cui faccio la convenzione dell'utilizzatore, come al solito. Quindi R equivalente pari proprio RP', scusate, tutto RP', questa nuova resistenza. Ok? Chiaro? Mi avete seguito tutti quanti? Ci metto dentro i valori e viene fuori, salvo errori, 6 undicesimi di ohm. Valori quelli assegnati. Sono due calcoli. Ok, abbiamo risolto il primo pezzo, quindi me lo segno qua, R equivalente uguale 6 undicesimi di ohm. Devo adesso calcolare la tensione a vuoto. Vi ho già detto e ribadisco che i due calcoli di tensione a vuoto e resistenza equivalente sono completamente indipendenti. Lo dico perché mi capita molto spesso negli esercizi di vedere strani mescolamenti di cose che sono completamente errati. Quindi, proprio per sottolineare questo fatto, io cancello questa lavagna e riparto da zero con un nuovo calcolo. Ok? La tensione V e Q è la tensione a vuoto che abbiamo al 7AB e quindi che cosa faccio? Prendo il bipolo N, lascio aperti i morsetti AB, cioè collego un circuito aperto tra di essi, quello che ho fatto in figura, valuto la tensione fra questi morsetti, che chiamo B e Q. Ok? Quindi, per trovare B e Q devo risolvere questo esercizio, questo problema. Ok? Che cosa vuol dire? Beh, potrei impostare, come ho imparato a fare, le leggi di Kirchhoff, le correnti e le tensioni e le caratteristiche, trovare il sistema di equazioni, invertire la matrice di Dablow per esempio e trovare la soluzione. Va benissimo questo. Possiamo però provare a farlo, per carità. Possiamo però in alternativa usare la sovrapposizione degli effetti, perché questo circuito, questo qui, è un circuito lineare statico in cui agiscono due generatori di tensione e di corrente. Posso quindi applicare la sovrapposizione degli effetti. Badate, non posso applicare la sovrapposizione degli effetti a quello di partenza. Quello non lo posso fare, perché questo circuito è non lineare, perché c'è il divo. A questo circuito sì, posso applicare la sovrapposizione degli effetti. Ok? Allora, quindi devo far agire un generatore alla volta. Faccio agire, per esempio, prima il generatore di tensione. Che vuol dire che il generatore di corrente è sostituito da un circuito aperto. Quella che calcolerò sarà, la chiamo V e Q', è il primo contributo alla tensione, che poi andrà sommato da quell'altro del generatore di corrente per avere il risultato finale. Sto applicando la sovrapposizione di effetti. Questo è R1, questo è R2 e questo è R3. Questo l'ho chiamato di qua prima. Seguite? Seguite tutti quanti? Ok. Allora, e questi sono sempre i morsetti AB. Sei paralleli, forse. R2 e R3 sono in parallelo, esattamente. Lo vediamo subito, la tensione che c'è su R2 e su R3 è uguale, in particolare uguale proprio alla tensione chiamata V e Q'. Quindi posso sostituire
a R2 e R3 un unico resistore di valori pari, chiamiamolo R alfa, facciamo usare anche di sicuri, pari a R2 per R3 diviso R2 più R3. Questo è sempre R1. Dove sta la tensione VQ'? Beh, la tensione VQ' è fra questi morsetti, che sono anche i morsetti, vedete, di R2 e anche i morsetti di R3, perché sono in parallelo. Quindi la tensione VQ' è esattamente questa, tra questi due morsetti. Non ne ho perso traccia, proprio perché i due resistori sono in parallelo e quindi emerge la giusta coppia di morsetti, diciamo così. Vedete tutti quanti? Beh, a questo punto a che cosa è uguale il VQ'? Q con S per R2 e 3, come sta la chiamata? E con S? E con S per R alfa fratto R alfa più R1. Esatto. Allora, il vostro collega suggerisce di usare il partitore di tensione perché i resistori R1 e R alfa sono in serie. Quindi ad essi è possibile applicare il partitore di tensione che prescrive che VQ' sia pari a questa quantità. Poiché con S di T ha una certa dipendenza temporale, in realtà è costante, un po' comando, in generale anche VQ' sarà pari a questa quantità. Sarà dipendente dal tempo in generale. Ok? Beh. Allora, mi scrivo qua. VQ' uguale R alfa diviso R alfa più R1 per R non S. R alfa per parallelo. Ok. Ho trovato quindi il primo contributo alla tensione VQ. Adesso, secondo i dettami del teorema di sovrapposizione degli effetti, calcolo il contributo del generatore di corrente. D'accordo? Quindi, posso cancellare questo circuito? Cancello questo. E scrivo questo circuito. Devo spegnere questa volta il generatore di tensione, cioè sostituirlo con un cortocircuito. E invece lasciare agire il generatore di corrente. Questo è I con S di T, questo sarà VQ secondo questa volta, il secondo contributo alla tensione, questo è R3, questo è R1 e questo è R2. Cosa suggerite? R1 e R2 in parallelo. Bene, allora, io ho messo un cortocircuito qui. La conseguenza di questo fatto è che R1 e R2 con questo cortocircuito finiscono collegati in parallelo, perché la tensione su R1 e R2 è uguale proprio perché qui c'è tensione in mezzo. Quindi posso immaginare condensate in un unico resistore, questo è R3 e questo lo chiamo R beta, il cui valore, scusate, faccio un po' di spazio, questo I con S di T, questo è R beta uguale R1 R2 diviso R1 più R2. Benissimo, e la tensione che io sto cercando è questa qui. D'accordo? Adesso, vabbè, posso fare in tanti modi. Adesso usiamo il partitore di corrente giusto per par condicio, usiamo sempre questo partitore di tensione, mai quello di corrente. Allora, R3 e R beta, questo è R beta, si trovano collegati in parallelo, lo vedete subito, no? La tensione è la stessa. E quindi, li trovate, no? O qualcuno ha detto su questo, che R2
Bireta e R3 sono collegati in parallelo. Quindi adesso possiamo applicare il partitore di corrente per calcolare, per esempio, questa corrente qui. La chiamo I beta, per dire che la corrente in R beta. Ok? A che cosa è uguale I beta? Lo volete dire voi? Allora, I con S è questa qui. Allora, forza, partiamo di corrente. I con S per R. Allora, I con S, T sempre, per R3. R3, ricordiamo, al numeratore c'è l'altra resistenza e al denominatore invece la somma R beta più R3. Ok? Chiaro? Noto che sia I con beta, la tensione V equivalente secondo, a che cosa è uguale? Secondo voi? A questo punto conosco questa. La tensione V equivalente secondo R beta. È proprio R beta per I beta. Su questo resistore ho fatto la convenzione dell'utilizzatore, quindi il legame che c'è tra tensione e corrente è proprio questo. Quindi R beta, I beta, ovvero R beta per R3 diviso R beta più R3 per I con S in T. Anche questa è chiaramente una quantità che dipende dal tempo. Questo veramente perché I con S è una funzione sinusoidale, quindi istante per istante sono valori differenti. Gli equivalente secondo, e quindi vai, lo riscrivo qua. R com'è? R beta per R3, R3 diviso R beta più R3 per I con S. La tensione V e Q complessiva, grazie al teorema di sovrapposizione degli effetti, può essere scritta come la somma di questi due contributi. Abbiamo fatto agire singolarmente due generatori, adesso sommiamo I contributi. V e Q primo calcolato primo più V e Q secondo calcolato ora. D'accordo? Benissimo. Che cosa viene fuori? Allora, possiamo svolgere questi calcoli, si mettono dentro I numeretti. Allora, il risultato è... Sì. 6 undicesimi 1 più 2 seno di T. Insomma, si tratta di due calcoli non più particolari. Ok, quindi ho trovato anche il ho semplicemente messo I valori dentro, niente di più, rifate I calcoli, insomma, questo dovrebbe essere bene, dicevo, osserviamo quindi che di aver trovato una tensione equivalente V e Q che varia nel tempo. Il bipolo di partenza, è quello a cui abbiamo applicato Thevenin, è un bipolo tempo variante perché ci sono delle variabilità temporali del suo interno. L'equivalente Thevenin viene tempo variante anch'esso, con una tensione equivalente in particolare che varia nel tempo. Ma la cosa, come vedete, non ci perturba niente. Quindi se io lo volessi graficare, la quantità V e Q, che cosa osserverei? Che se pari, a parte questo fattore moltiplicativo, alla somma di una sinusoide e di una costante. Quindi questa sinusoide va fra il seno di per sé, fra meno 1 e 1. Qui c'è un fattore 2, quindi questo varia fra meno 2 e 2. Quando ci sommo 1, questo varia fra meno 1 e 3. Quindi avrò una cosa del genere. A parte 6 undicesimi, chiaramente. Avrò una cosa del genere. Ok. La somma di una sinusoide e di una costante, va, quello che è. Varia nel tempo con una certa legge. Allora, a questo punto dobbiamo risolvere questo circuito qua. Abbiamo trovato questi parametri, però ancora non abbiamo trovato il nostro vero obiettivo, che è questo. Allora, qui usiamo il metodo grafico che abbiamo visto qualche lezione fa. Questo perché abbiamo esattamente la situazione del circuito semplice che abbiamo visto.
cioè due dipoli che si affacciano l'uno verso l'altro. Quindi possiamo risolvere questa situazione, vi ricordate, incrociando le caratteristiche. Ricordate come facemmo, no? Facemmo le caratteristiche sullo stesso piano e il punto di intersezione diventava il punto, la soluzione del centro. Allora, facciamo questa operazione. Cancello qui, posso cancellare? Sì, qua. Ok. Allora, io ho questa situazione, la ridisegno. Allora, ho questa situazione, questo bipolo che è un generatore reale di tensione, quello di Thevenin, collegato a questo bipolo che è un diodo. La corrente e la tensione sono le stesse, la corrente con D circola nel diodo e circola anche qui, la tensione V con D è la stessa che si affaccia al generatore reale e al diodo. Ok, quindi sono nella situazione in cui posso incrociare le caratteristiche. Allora, quali sono queste caratteristiche? Una è quella del diodo che sta tracciata lì, l'altra è la caratteristica del generatore reale di corrente, di tensione. Guardate, rispetto a quello che ho visto fino ad ora, il riferimento di corrente è invertito, quindi il legame che c'è per quanto riguarda il generatore reale di tensione è quello che ora vi scrivo. V con D è pari a questa tensione, V con R, vediamo, più V e Q, no? V con D è uguale a V con R più V e Q. Ma adesso, sulla resistenza, che convenzione ho fatto? La convenzione del generatore. Quindi la relazione che c'è tra tensione e corrente prevede il segno meno. Meno R equivalente per i condini più VQ. Questa è la caratteristica con questo riferimento scelto per la corrente. Quindi, se io voglio incrociare le caratteristiche, devo fare questo ragionamento. Mi metto nel piano IDVD, la caratteristica del diodo è questa, la ricalco, quella che sta riportata anche qui, la caratteristica del generatore reale di tensione è questa qui, che è una retta, vedete, a pendenza negativa, a causa di questo segno meno. Quindi sarà una cosa del genere, in cui questo è il punto corrispondente alla tensione quando la corrente è pari a 0. Quando la corrente è pari a 0, VD è pari proprio a V equivalente. Ok? Questo punto è pari a il punto, il valore di corrente quando la tensione è pari a 0. Vedete? Ovvero, quando la tensione è pari a 0, il D è pari a V equivalente su R equivalente. V e Q su R equivalente. Trovate? Ecco, il punto adesso, quindi quale sarà il punto di funzionamento? Sarà chiaramente questo qua. L'intersezione fra questa caratteristica e questa caratteristica. Ecco. Il punto da capire però è che la quantità V e Q varia nel tempo, con quella legge che sta disegnata lì, va per positivi e negativi. Che cosa vuol dire in termini di caratteristica? Vuol dire che la retta del generatore trasla parallelamente a se stessa. Il valore di V e Q, che sta qui, quindi, dei due intercetti, varia nel tempo, per positivi e negativi. Quindi dovete immaginare una cosa che fa così, istante per istante. Quando V e Q è positivo, allora siamo veramente in questa situazione. Quando V e Q è negativo, siamo in quest'altra situazione. La retta ha traslato qui. Il punto di funzionamento adesso quale sarà? Questo qui. Lo vedete? Questo vuol dire che il punto di funzionamento in termini corrente è pari al valore V e Q su RQ fin tanto che V e Q è positivo.
Quando V e Q va per negativi, la corrente risulta pari a 0. Quindi, se io ho un disegno sullo stesso asse dei tempi, allora qua ci metto B e Q e qua ci metto ID. Allora, se io ho questa situazione, ok? Vabbè, anche per T negativi, vabbè, non lo faccio per sé. V e Q va per positivi e negativi. Li trovate? Allora, fintanto che V e Q è positivo, facciamo pure questo concetto, no? Fintanto che V e Q è positivo, allora la corrente D è pari a V e Q su R e Q. Vedete, il punto su in alto. E quindi segue in maniera proporzionale V e Q. Quindi avrò un andamento di questo tipo. Ok? Li trovate? Quando V e Q va per negativi, sono nella seconda situazione, la corrente risulta pari a 0. Quindi questo tratto qua avrà 0. Quando ritorna positiva, ho questo andamento qua, poi ritorna negativo, ho di nuovo 0. Poi ritorna positivo, poi di nuovo 0, e così via. Quindi, in questo modo, io riesco a, per così dire, selezionare, in termini di corrente, gli intervalli temporali in cui la tensione è maggiore di 0. Come si dice in gergo tecnico, e poi ritroverete nei corsi successivi, riesco a raddrizzare in qualche modo la tensione. Cioè, io parto da una tensione che vale per positivi e negativi, riesco a pescare solamente la parte positiva di quest'onda. Per cui si dice raddrizzare in questo termine. Qui si parla di raddrizzatore a semionda, poi vabbè, queste cose le vedrete, perché appunto io riesco a prendere la parte positiva dell'onda, mentre sulla parte negativa ho zero rigorosamente. Vabbè, però su queste cose poi tornerete abbondantemente, quindi non mi voglio dilungare. Quindi, in pratica, possiamo dire che il diodo ha la caratteristica di, diciamo così, inibire le correnti negative, se ci pensate. La corrente è forzata a scorrere, diciamo, a essere positiva secondo questo riferimento. Altrimenti viene zero, secondo quello che dice il risultato di questo circuito. Quindi il diodo è un dispositivo unidirezionale, in un certo senso, cioè che ha una direzione preferenziale per la corrente, e quella di che abbiamo visto. Ok? Chiaro per tutti? Quindi, come vedete, pezzo per pezzo siamo riusciti a risolvere con gli strumenti a nostra disposizione un circuito apparentemente complicato. Quindi abbiamo, per riassumere, abbiamo applicato in successione il teorema di Thevenin per, diciamo così, caratterizzare la parte lineare statica di una tantum, poi abbiamo usato la sovrapposizione di effetti per trovare l'equivalente, poi abbiamo applicato il metodo grafico per trovare la soluzione. Allora, vabbè, abbiamo un altro quarto d'ora prima della prossima pausa. Quello che adesso vorrei fare, fino alla fine di questa lezione, è l'introduzione di alcuni metodi per la risoluzione dei circuiti. Noi abbiamo sostanzialmente visto fino ad ora due metodi. Il metodo che consiste nell'elencare tutte le equazioni, leggi di Kirchhoff alle corrente, leggi di Kirchhoff alle frenzioni e caratteristiche, e risolvere il sistema corrispondente. Va sempre bene, certamente, però può essere un po' chiuso. Secondo metodo, quello di usare serie paralleli e partitori, quello che abbiamo fatto anche un minuto fa, che normalmente funziona quando si ha a che fare con reti con un solo generatore. In questo modo è più semplice vedere serie parallele, altrimenti diventa complesso. E questo richiede, per esempio, l'utilizzo della sovrapposizione di effetti per ricondursi a questo caso qua. Altri metodi che adesso vedremo a partire da ora fino alla fine di questa lezione sono metodi, diciamo, abbastanza generali, che ci permettono di affrontare reti anche di complessità, diciamo, non trascurabile. Il primo che vediamo si chiama metodo dei potenziali nodali.
cominciamo a vedere di che si tratta e poi dopo la pausa continuiamo. Partiamo da un esercizio, che è la cosa più semplice da fare. Allora. Allora, il circuito che vogliamo risolvere è questo qua, in cui vedete abbiamo resistori e generatori, abbiamo in particolare un numero di lati di questa rete pari a 9, perché ci sono 7 resistori, vedete, e 2 generatori, ne abbiamo 9. Il numero di nodi di questa rete è pari invece a 4. Quelli iniziali come ABCD in questo diagramma, in questo circuito. Ok? Allora, se io volessi usare le leggi di Kirchhoff e le caratteristiche per risolvere questo problema, dovrei scrivere 2L equazioni in 2L incognite, no? Come sappiamo, cioè 18 equazioni in 18 incognite, cosa che possiamo fare, diciamo, non è proprio agevolissima da fare a mano libera. Ecco che quindi ci proponiamo come obiettivo quello di cercare un metodo che ci permetta di arrivare al risultato in maniera più sintetica, cioè scrivendo meno equazioni di quelle che elencheremmo usando il metodo sistematico di scrivere tutte le equazioni. Allora, l'idea fondamentale di questo metodo è quella di sfruttare il fatto che usando i potenziali nodali, da cui il nome del metodo chiaramente, noi riusciamo a soddisfare automaticamente le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Ricordate questo fatto, l'abbiamo ampiamente commentato. Se noi scriviamo ogni tensione come differenza dei potenziali, dei nodi corrispondenti, automaticamente imponiamo la validità delle leggi di Kirchhoff alle tensioni. Quindi, se noi facciamo questa operazione di introduzione dei potenziali nodali, noi possiamo fare a meno di scrivere esplicitamente le leggi di Kirchhoff alle tensioni, perché saranno automatiche, saranno automaticamente soddisfatte. Quindi ci risparmiamo una parte del modello matematico. Ok? Il passo successivo sarà quello di usare le caratteristiche per esprimere le correnti nei vari dipoli in funzione delle tensioni e quindi dei potenziali nodali. Quindi, primo passo, introduzione dei potenziali nodali. Secondo passo, espressione delle caratteristiche in funzione dei potenziali nodali. Quindi abbiamo imposto quindi automaticamente le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Le caratteristiche, nel senso che ho appena detto, restano da imporre, questo è il terzo passo, restano da imporre solo le leggi di Kirchhoff alle correnti. Quindi con questo metodo io scriverò un numero di equazioni pari al numero di leggi di Kirchhoff alle correnti, che nel caso in esame sono n-1, cioè 3.
Quindi invece di scrivere 18 equazioni ne scriverò 3, un bel risparmio. Quindi capite subito che questo metodo è massimamente efficace quando io ho a che fare con circuiti che hanno, diciamo così, molti lati e pochi nodi, perché alla fine scrivo un numero di equazioni che è legato a un numero di nodi, poi vedremo nel dettaglio più precisamente. Poiché questa è la situazione che normalmente si verifica nei circuiti di interesse pratico, cioè quello di avere molti lati e pochi nodi, diciamo così, questo metodo è estremamente utile nella stragrande maggioranza delle situazioni di nostro interesse. E in effetti anche i risolutori numerici, quelli che diciamo risolvono i circuiti con l'ausilio di un computer, usano sostanzialmente, quelli principali, proprio questo metodo qui, le potenziali nodali. Avete forse sentito parlare del risolutore SPICE, che è molto usato in elettrotecnica, elettronica e così via, è basato proprio su questo metodo, per il motivo che vi dicevo, che è normalmente molto condiviso. Per inciso, noi non avremo la possibilità di approfondire questo software SPICE, appunto, che però sarà oggetto di, diciamo, di attenzione nel corso di approfondimenti di elettrotecnica, quello che si farà al secondo semestre di 3 crediti, che sarà ovviamente facoltativo a scelta di chi vorrà fare. Va bene, allora come procediamo? Cominciamo a impostare e poi fra 5 minuti ci fermiamo. Allora, guarda, sì, vi posso cancellare, direi. Allora. Bene. Allora, che cosa faccio? Introduco le correnti. Allora, abbiamo detto cosa dobbiamo fare. Dobbiamo scrivere il ciclo e fare le correnti. Quindi introduco le correnti in modo tale da, diciamo, procedere in questa direzione. Usare gli stessi riferimenti delle mie note, così da poter controllare. Ho scelto dei riferimenti per le correnti. Adesso scriverò le leggi di Kirchhoff alle correnti. Ne devo scrivere quante, ricordiamocelo? Quante? N-1, ovvero 3 in questo caso. Quindi io scelgo 3 nodi, A, B e C per esempio. Il quarto nodo, D, non dovrò scriverlo. Al nodo A che cosa scriverò? Scriverò I con 1 più I con 5 meno I G1 più I G2 uguale 0. Li trovate? Nodo B. Al nodo B scriverò I2 più I6 più I7 meno I G2 uguale 0. Controllate che non ci sono dimenticati fatti con 5. Allora, 2, ci vuole il segno meno, giusto? Meno con 5. Non è facile fare qui. Ok, mi hanno dimenticato con 5. Sì. Dal nodo A, sì. Entra I G1 e escono tutte le altre. Infatti sì, ok. Si trova. Vabbè, ci troviamo così? Vedete altri errori? No. Vabbè. Mi rimane il nodo C.
Allora, in 12 scriverò i 3 più i 4 meno i 6 meno i 7 uguale a 0, giusto? Oh, a questo punto ho scritto le leggi di Kirchhoff alle correnti, introduco i potenziali nodali e sostituisco le caratteristiche. Questo è quello che devo fare. Allora, introdurre i potenziali nodali significa trovare i potenziali, cioè le tensioni dei nodi in questione rispetto al riferimento. Il riferimento si sceglie, vi ricordate, in modo opportuno, nel nodo della rete in cui ho deciso di non scrivere le leggi di Kirchhoff alle correnti. Ricordate, no? Questa cosa l'abbiamo commentata abbondantemente. Quindi, in particolare, io ho deciso di non scrivere la legge di Kirchhoff alle correnti per il nodo D, quindi piazzerò il riferimento dei potenziali proprio nel nodo D. I motivi sono quelli che dicevo qualche lezione fa, vi ricordate? Per ricordarmi questo fatto, per sottolineare questo fatto, si usa questo simbolo. Questo simbolo sta a identificare D come riferimento per i potenziali. Poi commenteremo, diciamo, fisicamente cosa c'è dietro questo simbolo. Per il momento è solo un simbolo per indicare riferimento di potenziale. Bene, a questo punto introduco i potenziali nodi A, B, C rispetto a questo riferimento D e in funzione di essi scriverò le caratteristiche. D'accordo? Allora, procediamo. Allora, io con 1, quindi qui, che cosa scrivo? Allora, I con 1 come lo scrivo? I con 1 è la corrente nel resistore R1, quindi dovrà essere scritto come la tensione ai capi di R1 con questo riferimento, perché ce lo faccio solo qui, questo ragionamento 1, diviso R1. Ma questa tensione qui, in termini potenziali nodali, come si scrive? E con A meno E con D, ovvero E con A, perché D è il riferimento dei potenziali e il suo potenziale vale 0. Quindi scriverò E con A diviso R con 1. Vi trovate? Benissimo. Poi I con 5 si scriverà come E con A meno E con B diviso R5. Vi trovate? Poi abbiamo meno, scusate, IG1. Beh, IG1 è proprio la corrente locata dal primo generatore, quindi ci metto il suo valore IS1 grande. Rimane più IG2 che coincide col valore IS2 di corrente erogato dal generatore 2. Trovate? Uguale 0. Scriviamo la seconda. Allora, ditemi voi, allora, al posto di 2 che ci scrivo? E con B fratto R2. E con B fratto R2. Benissimo. Poi meno, a posto di con 5 che ci scrivo? A posto di I con 5. L'abbiamo scritto anche prima, no? La corrente con 5 si scrive con A meno con B diviso R5. E c'è un segno meno che devo riportare. Ok? Poi che c'è? Più I con 6 come lo scrivo? Fatto R6, molto bene. E poi che rimane? I con 7, ancora lo segno più. I con 7 come si scrive? E con B meno E con C fratto R7. La tensione capi di R7 con B meno con C. E poi rimane meno la corrente IS2 del secondo generatore, uguale 0. Ok? Ultima equazione. I con 3 si scrive E con C su R3. I con 4 si scrive E con C su R4. Poi che rimane? Meno, al posto di con 6 ci metto E con B meno con C fratto R6
poi meno, al posto di con 7 ci metto e con B meno e con C fratto R7 uguale a 0. Vi trovate? Bene, ho scritto un sistema di tre equazioni nelle tre incognite E con A, E con B ed E con C. Risolvendo questo sistema ho risolto il mio circuito. Vedete? Le quantità S1 e S2 sono date, sono note, sono le corrette trovate dei generatori, quindi sono dei numeri che conosciamo, delle funzioni note. Insomma. Quindi abbiamo tre equazioni nelle tre incognite E con A, E con B e con C. Risolte le quali abbiamo risolto il problema. Ok?